Ho lavorato sodo, tanto, mi sono impegnato tanto per ottenere questa chance. Il Milan è il club più titolato in Europa, uno dei club più importanti d'Europa. Per me è una grandissima opportunità. Sono felice, sono motivato. Il percorso è stato lungo, sarà ancora lungo, perché non c'è mai fine, non si finisce mai di costruire progetti, idee, cose. Però per il momento sono contento di iniziare, di essere in questo grande club e sono molto motivato. Devo dire che sono già riposato, non vedo l'ora di ricominciare. Serietà, competenze e passione. Loro trasmettono il significato di Milan, di cosa significa essere, giocare nel Milan, o allenare il Milan o far parte del club Milan. Persone di livello, di spessore. Poi una delle cose che ho detto loro è: ci conosceremo lavorando insieme, perché adesso magari possiamo raccontarci di tutto, ma le esperienze giorno dopo giorno sul campo di lavoro poi affinano le interazioni tra gli uomini, però la loro storia racconta molto e la loro passione è stata contagiosa. Beh, devo dire, all'inizio ci perdevo spesso contro il Milan. Ultimamente abbiamo ottenuto anche qualche vittoria, probabilmente perché allenavo squadre più competitive. San Siro è, giocare a San Siro è un'emozione particolare sempre. Da avversario per me ha significato questo. Non a caso la Scala del Calcio, credo lo stadio più affascinante d'Italia se rimaniamo nell'ambito nazionale. È sempre una grande emozione. Giocare a San Siro è sempre una grande emozione. Beh, negli ultimi anni è sempre stato più competitivo. Quest'anno, con il ritorno di Sarri, il ritorno di Conte e comunque con tanti bravi allenatori in Serie A, il campionato credo sarà ancora più competitivo rispetto allo scorso anno. C'è stata un'inversione di tendenza, un cambio di mentalità da parte di tante squadre. Anche le piccole hanno l'ambizione di andarsela a giocare a San Siro, tanto per stare in tema. Quindi le differenze alcune volte sono sottili, gli equilibri sono spostati da piccole cose, cura dei particolari che possono fare la differenza. Ritengo un campionato impegnativo. La storia del Milan racconta di un club, una squadra che ha sempre ricercato la bellezza, l'estetica, oltre che il risultato. O meglio, raggiungere il risultato attraverso la bellezza del gioco. Il Milan ha cultura di gioco, ha vinto titoli proponendo calcio. Adesso non abbiamo la presunzione, non ho la presunzione di paragonarmi a quel Milan, ma quella deve essere l'obiettivo. La mission, la visione deve essere quello di giocare un calcio appetibile, affascinante, che poi attraverso quel calcio tu possa vincere le partite. In quanto a cultura, penso di essere un club dove c'è conoscenza di cosa significa giocare a calcio, perché è stato abituato in questo senso. Sono ansioso anche di entrare dentro Milanello. Ho sempre sentito parlare benissimo delle strutture, dell'organizzazione, della possibilità di lavorare bene. Probabilmente anticiperò di qualche giorno la data del raduno per prendere conoscenza con l'ambiente rossonero il prima possibile. Grazie, forza Milan.